Fiorellini, ciao Fiorellini, non so come mi posso mettere, fammi vedere. Sto a Terni, villaggio Matteotti, dove abitavo io da ragazza, e vi faccio vedere qualche cosa di qua. Prima di tutto vi voglio fare vedere questo violetto qua, e poi vi farò vedere, vi racconterò lì, ci abbiamo un'amica mia, robe così. E poi andiamo la via dove abitavo io. Iniziamo? Ok, andiamo qua. Qua io mi mettevo sempre a sete con un'amica mia che abitava in questa casa. E purtroppo non c'è più da quando aveva 10 anni. È stata male. Questi sono bei ricordi. Siccome che mia figlia sta all'ospedale lì, si sta a fare una visita, io sono venuta qua con la fotocamera. Qua uguale ci abitava una mia vecchia amica, questa casa qua. Qui dentro ci abitava uguale, lassù, non che so più se ci sta gente qua, sono passati tanti anni. Stata qua, mi ricordo però che era un po' più pulito qua, mo è tutto mezzo sciancato qua, qua su c'è sta, se mi ricordo, dove mi trovo, perché non tanti anni non so che non vengo più qua. E io dovrei aver abitato qua. Dovrei avere abitietti, sì, perché quella è la via. Aspetta, adesso deve essere una via qua. Vediamo, hanno cambiato tutto. Tutto. Ah, è qua, sì. Io dovrei aver abitato qua. Aspettate, poi giro. Non si vede perché ci saranno alberi sopra là. All'ultimo piano, poi qua, oh, c'è il vicino, ciao vicino, poi qua, io me la ricordavo diverso, me la ricordavo diversa qua, questo quartiere. Poi c'era un'amica mia, quella che ho raccontato tanto tempo fa, che stavo sempre con lei, all'ultimo piano, così. Ok, adesso dovrei andare a parte di là, penso che era qua, non lo so, vabbè, ma passiamo di qua, vediamo. Aspetta, andiamo giù e vi faccio vedere la via, aspettate. Ecco, siamo usciti fuori da qui, dove stava, perché c'era la macchina. La via dove abitavo era qua giù, che mo vi faccio vedere. Lì ci stanno i giardinetti, ma è tutto chiuso, prima era tutto aperto. Cambiato tutto qua. Questa era la mia via dove abitavo. Qui ci stava l'auto. Dove stava l'auto? Io abitavo qua, in questa via. Dio, che ricordi. Vendono pure appartamento qua. Non ricordo. Ricordo che mamma con la frutta qua era cascata. Questa è proprio l'entrata, di là invece si stava la cucina. Qua l'entrata per... Qui è l'entrata. E questo era il parcheggio di papà. Mi ricordo questo qua, c'è quella macchina dentro. E faccio vedere di qua da lontano. Io abitavo quelle due cose qua. Aspetta, lo sa, questo e questo,
Questa era la camera di mamma e papà e questa era la cameretta mia. E vabbè, sotto c'era il garage, mio papà lavorava e questa è tutta la via di qui. E ok, è finito. I tempi miei non ci stavano i secchi di immondizia. Mamma mia, sono troppi ricordi qua. Sono andata via 20 anni da qua io. Poi dopo mamma è andata via e è andata a abitare da un'altra parte. Dopo poi è morta, purtroppo. Quando c'ero io c'era più vita qua, un deserto. E ok, questo è il giardino. E niente, mette molta tristezza perché vediamo di qua, qua c'è stava l'auto. Per quei tempi io tante volte andavo dentro terra a piedi. E questo è il giardino che non era chiuso prima, ma è tutto chiuso. Qua c'è sta, non so, un bar, penso, non c'era. Questo è l'auto. La fermata dell'auto e qui è cambiato tutto, è cambiato completamente tutto, non è più come era una volta. Qua tutti i palazzi, vedi tutte vie e comunque mi mette tantissima tristezza, tutto è chiuso. Non so, hanno messo i giochi, invece quando c'è stavo io non c'era niente. Queste robe così. Là c'è la scuola e qui c'è tutto la cosa. Qua c'era una parrucchiera una volta, con quella via lì. Giù c'era la pizzeria nostra, quel coso lì, non so se riesco a farlo vedere da vicino. Quella a Casetta Bianca era una pizzeria e niente qua quella bianca là dietro era una scuola e basta qua un palazzo i palazzi con le scale 3 piani so queste case qua. Qua ci stanno giochi, non so, questo qua non c'era. Mi ricordo che questo qua non c'era. Invece è tutto chiuso adesso. Penso che ci si potrà dentro il giardino, però non so. Era diverso quando io abitavo qua. Ho visto sulla cassetta della posta c'è scritto ancora il cognome di mamma. Stampato, l'hanno levato, però è rimasto quel nome là. Va bene. Qui sono tutte persone anziane. Mamma e papà non ci stanno più già, perciò non è. Va bene, vi ho fatto vedere il mio quartiere. Io ho abitato 20 anni qua. Da 6 anni, vabbè, fino a 20 anni perché non mi sono sposata. E qua stavo tanto bene, io stavo tanto bene. E mi piacerebbe tornare indietro, purtroppo non ci si può ritornare. Bello, già mi fa emozione a venire a Terni tutte le volte. Poi emozione più grande ancora a vedere questa via. Stavo dicendo, oggi vabbè, sono vestita così, con jeans e vestita così. Mi sta iniziando a stare grande un po' tutto, però vabbè. E stavo dicendo, già mi emoziono quando vengo a Terni. Poi, più emozionante
a vedere il mio quartiere bello dove abitavo. Bellissimo. Era grande, sì. Non è grande come casa che c'avevo io, però non mi piaceva. Se c'era questa casa, ora io venivo a abitare qua. Venivo a abitare qua sicuramente. Era una camera, cucina e bagno, robe così. E insomma, proprio bello, emozionante. Mi piaceva farvelo vedere, ecco. Il quartiere dove stavo a abitare quando c'avevo fino a 20 anni. Bellissimo. Il giardino. Vabbè, qui è a fermare l'auto. Dietro c'è il giardino. Bellissimo. Purtroppo questi bei tempi non potranno tornare più. Non c'è più mamma, non c'è più papà e quando vengo a Terni mi piacerebbe che loro stassero vivi ancora, andarli a trovare, però purtroppo non ci sono più. Ecco, vi ho fatto vedere com'è qua dove abitavo. E vabbè, fuori perché io non ho casa qua, non ve la posso far vedere dentro. Poi sarà pure diversa, l'avranno aggiustata, non lo so. La macchina sta lì e aspettiamo, andiamo là per aspettare mia figlia e vi faccio vedere un altro pezzo di questo sempre. Qui si chiamava Villaggio Matteotti, erano tutti palazzi. Poi c'era un'altra amica mia che ormai perdi tutti di vista una volta che vai via, che abitava in questo palazzo, ma vi faccio vedere. Abitava in questo palazzo grande, che arriva fino laggiù, però lei non è che abitava all'inizio qui, abitava più giù. E io venivo sempre da lei, avevo genitori separati e poi andavo a Terni con lei. E vabbè, di qua ci abitava un'altra amica che non andavo a trovare, però uscivo con quest'altra io fino a 19 anni. E vabbè, e via, la via è questa. I palazzi sono questi, ecco. Ecco, pure oggi abbiamo finito questo video. Spero che è un po' di minuti, però vi volevo far vedere questo qua. Dove abitavo e è così, è un pezzetto, non è che non so quanti minuti sono, però è finito pure questo video. Spero che vi è piaciuto e che vi ho fatto compagnia come sempre. Mo non so quanto tempo starà mia figlia qua, casomai farò un ulteriore video e vi farò vedere un altro pezzo di qua. Ciao, al prossimo video, ciao!